Ciao a tutte ragazze, ciao a tutte e benvenute in questo che sarà il primo, ecco appunto, il primo video, il primo vlog dedicato un po' alle riflessioni, alla quotidianità e alla nostra vita, alla vita dei morselli in casa, fuori all'aperto, quando ce ne sarà l'occasione. Quindi benvenute nel primo video dedicato alla playlist del vlog. Io mi chiamo Francesca Martinelli, sono un home stager e da pochi giorni sono approdata in questa che è una nuova piattaforma per riuscire a comunicare quelle che sono le nostre abitudini, la mia professione e anche la vita quotidiana di tutti i giorni. La vita quotidiana di tutti i giorni cercherò di racchiuderla in questi video, in questi brevi video di vlog. La loro caratteristica sarà che non saranno perfetti, ma riuscirò a raccontarvi qualcosa che vi possa essere utile anche a voi, oppure anche solo semplice riflessione. Mai mi sarei aspettata di girare un video dedicato alla quarantena, dedicato ai nostri giorni in quarantena. Ormai sono 3 settimane, perché noi siamo partiti con un pochino più di premura una settimana prima del blocco totale in Italia e siamo rimasti in casa, ci siamo organizzati con la spesa online, i bambini sono a casa ed in più in questo periodo ho anche la mia nipotina Giulia per qualche settimana qui in casa con noi. Ho preferito tenerli al sicuro, non capivo bene quale fosse la situazione e non riuscivo a comprendere bene le notizie che si susseguivano e quindi ho deciso di tenere tutti quanti a casa. Non siamo andati in cortile, Wilson e Giorgio sono andati semplicemente giù proprio per i loro bisogni quotidiani, ma proprio non siamo usciti. Le uniche volte che siamo usciti siamo andati ad aiutare la nostra mitica nonna Ellie per la spesa e basta, direi che gli altri spostamenti non sono più stati effettuati. E ora vi racconto un po' quella che è la nostra giornata, un susseguirsi di giornate tutte molto simili tra loro, che nelle quali però io cerco di mantenere un certo ritmo, soprattutto per mantenere dei ritmi sani di sonno, un ritmo circadiano normale, ed in più cerco di far passare il tempo a vento e tempesta e ai bambini. Bene, vi racconto allora la nostra giornata. La nostra giornata inizia dalla sveglia, cerchiamo sempre di svegliarci attorno alle 7:30-8, a parte il sabato e la domenica che sveglio tutti quanti più tardi verso le 8:00-8:30. Comunque non ci svegliamo più tardi delle 9, mai e nessuno. Questo perché? Perché i miei bambini con anche buone ore di sonno, comunque normali ore di sonno, non crollano facilmente la sera, quindi preferisco svegliarli presto al mattino, fare delle attività al mattino, fare le lezioni online, fare i compiti e così via, e poi dopo dedicarci ad altre attività. Quindi ci si sveglia sempre presto al mattino per poi essere, nonostante la quarantena, quindi nonostante la clausura, proprio il fatto che siamo chiusi in casa, arrivare stanchi o comunque un po' annoiati, un po' stanchi la sera senza avere difficoltà di andare a letto. Subito dopo passiamo alla colazione.
Io personalmente la colazione per me è il pasto più importante della giornata, mi sveglio molto affamata perché la sera non mangio tantissimo e mangerei vento e tempesta per capirci e quindi tutti quanti facciamo colazione. Io ringrazio il Signore che mi ha illuminato un giorno e che mi ha consigliato di acquistare un cappuccinatore in tempi non sospetti e quindi riesco a farmi con un caffè solubile. Riesco a farmi il cappuccino in casa, oppure mangio qualche biscotto, oppure mangio il pane con il burro e la marmellata. Insomma, io la mattina mangio tantissimo, vento e tempesta anche loro mangiano, scherziamo, ridiamo, ce la raccontiamo un pochino nell'isola in cucina e poi dopo iniziamo le attività di solito di studio e di scuola. Ciao, buongiorno Cicciolino! Allora? Buoni biscotti, vero? Lo so. Hai fatto già i compiti oggi? Sì, sì. Tipo? Ho fatto inglese, matematica. E poi? Mangiato. La zona living ho anche che è qua a destra, ho anche allestito un piccolo angolino di tempesta. Lei la chiama la sua scrivania perché mi vede lavorare nella tavola da pranzo e lei la chiama la sua scrivania e lei lì ritaglia, incolla, disegna, colora, quindi dà spazio alla sua fantasia e l'ha tutta anche lei allestita e me lo dice proprio, mamma l'ho allestita, e l'ha tutta allestita in modo da avere tutte le sue cosine. E nella confusione io vi consiglio di tenervi vicini i vostri cuccioli nella confusione del momento e di ritagliare anche nella zona giorno e nella zona living dei piccoli angoli dove possano comunque affiancarvi, magari in silenzio o comunque in una modalità costruttiva mentre voi lavorate, perché è strano per loro avervi e averci a casa ma non poter interagire tantissimo, cioè come se fosse perennemente un weekend. Quindi a noi questo piccolo angolo poi è ricavato semplicemente con un tavolo LAC bianco IKEA che era poi nella cameretta di tempesta nel quale giocava e faceva finta di apparecchiare con la cucina eccetera, e uno sgabellino. Devo dire che ha riequilibrato molto quelle che erano le sue necessità di starmi vicino con la mia necessità di dover comunque lavorare, fare le consulenze online e fare le mood board e concentrarmi, no? Quindi è un consiglio, che un piccolo tips che posso passarvi e che vi do super volentieri. La giornata poi prosegue con ovviamente il pranzo, pomeriggio, qualche gioco, ed in questo periodo, in questi due giorni, abbiamo disegnato in un grande cartellone l'arcobaleno e stiamo finendo di colorare la scritta "Va tutto bene" e basta, insomma, credo che ce la stiamo passando un po' come se la stanno passando tutti in Italia, soprattutto il nord Italia in questo periodo. Io vi parlo dall'Emilia Romagna, che è una delle regioni più toccate, e insomma ringraziamo tutti i giorni di stare bene e cerchiamo di... Questi sono i miei vicini che probabilmente stanno spostando mezza casa. Dicevo, ringraziamo tutti i giorni di stare bene e ringraziamo tutti i giorni
il fatto che ci siano delle persone straordinarie come i medici, gli infermieri, ma anche i corrieri, ma anche le cassiere, una mia amica cassiera al Conad e tante altre figure che in questo momento stanno lavorando e ci danno proprio la garanzia di poter avere un piatto caldo sulle nostre tavole e che in caso di necessità, insomma, saremo presi in carico dal nostro sistema sanitario nazionale. Quindi, insomma, il momento è difficile. È un vlog che mai avrei pensato di dover fare e ho desiderato farlo perché credo che possa essere utile ad altri che stanno vivendo la mia stessa situazione, ma fa bene anche a me poter provare a mettermi in comunicazione con voi. Sono cose che ho già detto su Instagram, lo sapete che qua trovate sempre il mio nome Instagram, su Instagram ci vediamo come una casa alla volta e mi trovate con quel nome. E insomma, la condivisione, se costruttiva anche in questo periodo, credo possa fare davvero bene. C'è un bellissimo libro in merito alle abitudini che adesso vi vado a cercare proprio in diretta, che vi volevo consigliare perché io avevo letto, e si chiama Il potere dell'abitudine, ma non mi ricordo il... Charles Duhigg, Il potere delle abitudini, come si formano, quanto ci condizionano e come cambiarle. Le abitudini credo proprio che delineino ciò che siamo, saranno il semino che poi fa sbocciare tutta la nostra vita, e quindi anche in questo momento un pochino difficile ho cercato di dare delle abitudini sane, costruttive a tutta la nostra famiglia. E quello che vi voglio trasmettere è magari di fare lo stesso. Non crogiolatevi troppo sul divano, in tanti magari vi consigliano tante tantissime e bellissime serie Netflix, sì, ma per un periodo limitato di tempo. Scusate, perché secondo me essere eccessivamente sedentari, anche sedentari sia a livello fisico sia a livello mentale, è tutt'altro che costruttivo. Quindi sì a delle serie Netflix, ma in un periodo limitato di tempo e magari nello stesso momento, cioè se vi dedicate a una serie Netflix, fatela magari alla sera. Io ho ripreso in mano tutto quello che è il mood di Friends, quindi ho riniziato a vedere la serie dalla puntata pilota e adesso sono all'amore nato e sbocciato tra Chandler e Monica. Però ho deciso di riniziare quella e la riguardo soprattutto, anzi esclusivamente, la sera dopo cena. È il mio momento prima di andare a letto. Quindi questo è un altro piccolo consiglio. Quindi potere delle abitudini, il libro, ed in più cercate di avere proprio dei ritmi e di ritagliarvi del tempo per delle attività, anche se qui il tempo sembra tutto... non lo so, sembra tutto in un limbo, in una bolla, e sembra effettivamente che i giorni siano lentissimi e che non passino mai. È una cosa veramente molto strana. Mentre prima eravamo abituati a correre e che le settimane ci passassero come sabbia tra le dita, proprio scorrevano, bam, andavano via in un attimo, devo dire che adesso è perennemente martedì. Cioè non si riesce a scavallare il metà settimana e le giornate sono molto lente. Per chi magari non sta vivendo, e mi auguro che siate in tanti, non stia vivendo ancora la quarantena e che sia magari in altri paesi, e sia un italiano in altri paesi, quello che vi voglio anche trasmettere, non so come farlo, è il silenzio. C'è un silenzio in città molto strano, surreale, che viene interrotto delle volte da un suono ancora più forte delle autoambulanze. È veramente triste. Io mi auguro davvero che questa situazione passi al più presto e che ci sia l'opportunità da parte dei medici
da parte degli studiosi di capire, di trovare prima ancora del vaccino una cura, quindi io mi concentrerei tantissimo su una cura, sul trovare una cura e poi ovviamente sviluppare tutto quello che può essere un vaccino o una prevenzione nei confronti di questo terribile virus. Bene ragazze, questo è stato il mio primo vlog nato da un momento surreale, un momento molto triste che sta passando la nostra bella Italia. Io spero che di esservi stata vicina in qualche modo con questo piccolo video. Spero di avervi dato qualche spunto e vi ringrazio per averlo guardato. Se siete capitate qui sul vlog e sul mio canale per caso, non dimenticatevi di attivare la campanella e di seguire anche questo canale. Se siete le 44 che stanno seguendo questo canale, vi ringrazio per il sostegno, lasciatemi un like e lasciatemi un vostro commento e raccontatemi come anche voi state trascorrendo questi giorni di quarantena. Vi abbraccio forte, vi do un abbraccione grande e ci vediamo al prossimo video. Non poteva esserci periodo migliore per iniziare un vlog. Mi viene da... Mi piaci. Stai registrando? Sì. Aiuto. Basta.